Stasera parleremo fondamentalmente di alchimia. Alchimia per come la intendo io, quindi qualcosa di estremamente psicologico, spirituale, poco operativo, se per operativo intendiamo l'alambicco, la storta e quindi il laboratorio alchemico. Seguire i consigli di Salvatore Brizzi? No, non seguite niente di quello che dico io. Verificate tutto, non voglio avere allievi maleodoranti intorno a me, quindi al massimo potete avere degli spunti. Prendete tutto come uno spunto, qualcosa su cui lavorare, da verificare sperimentalmente. Ecco, l'alchimia è sperimentale, quindi l'alchimia è come una scienza, in realtà era una vera scienza sacra. Per cui prendo un consiglio, ma non come consiglio. Quindi non seguo pedestremente qualcosa senza ragionare. Prendo uno spunto che deve essere uno spunto operativo e sperimentale. Quindi sperimento e vedo se funziona su di me, se non funziona lascio perdere. E in ogni caso, il consiglio che do io, non trattate nessuno come un maestro. Prendete, ciucciate quello che potete e poi seguite la vostra strada. Benvenuti, buonasera a tutti. Questa serata è una serata speciale, abbiamo con noi Salvatore Brizzi. Ciao Salvatore, buonasera. Ciao, grazie. Allora, questa sera ci parlerai di alchimia trasformativa. Sì. Intesa come un'arte, come un percorso evolutivo, psicologico dell'individuo. Esattamente. Va bene. Allora ti lascio la parola. Ricordo al pubblico che subito dopo l'intervento di Salvatore o anche durante potete intervenire tranquillamente e fargli tutte le domande, okay, di cui sentite l'esigenza. Ricordatevi di farlo al microfono. Grazie e buona serata. Grazie a te. Benvenuti. Stasera parliamo di alchimia, come ha già preannunciato lei. Per quanto riguarda le domande, così chiariamo subito, potete fare le domande quando volete, previa alzata di mano, io vi faccio un segno, di solito un segno di questo tipo, per dirvi di aspettare, così aspettate, io finisco il discorso, lo porto ancora un po' avanti e poi do spazio alle domande. Mi piace parlare in maniera interattiva, quindi non do limiti alle domande. Se non che io devo portare comunque avanti un discorso, quindi vi devo parlare delle tre fasi dell'alchimia, in particolare rimarrò sulla prima fase, che è eccezionalmente importante direi, soprattutto per chi comincia a lavorare su di sé, e quindi darò un certo spazio alle domande, ecco, senza esagerare, anche perché il tempo che abbiamo a disposizione è limitato e l'argomento capite che è vastissimo. Cosa intendo io per alchimia? Innanzitutto non intendo l'alchimia operativa, dove per operativa si intende utilizzare la storta, l'alambicco, il laboratorio alchemico. È operativa, è massimamente operativa l'alchimia di cui parlo io, è l'alchimia che propongo solitamente, perché è un'alchimia di tipo psicologico, spirituale. In pratica, se siete qui o se leggete i miei libri sull'alchimia perché volete trasformarvi, volete che all'interno di voi succeda qualcosa, allora questa alchimia funziona ed è estremamente operativa. Se invece semplicemente leggete questi libri, frequentate seminari o corsi, solo per sapere a livello intellettuale che cos'è l'alchimia, i miei libri sono sbagliati, perché non spiego sul piano intellettuale tutte le simbologie che riguardano l'alchimia, oppure come operare con i vari metalli e cose simili. Non parlo di quello, la mia è un'alchimia molto simile all'alchimia junghiana. Jung è stato, come penso molti di voi sappiano, è stato un appassionato di alchimia, ha scritto diversi libri sull'alchimia, quindi ha indagato molto bene quella che è la trasformazione possibile nell'essere umano attraverso l'alchimia, una trasformazione di tipo psicologico e spirituale, come Jung stesso diceva. Lui ha tradotto tutti questi simboli in simboli psicologici e devo dire che è stato uno di quelli che l'ha fatto meglio. Lui stesso era un alchimista, perché Jung è riuscito a trasformare se stesso, partendo come allievo di Freud, poi cambiando diverse cose, e comunque lui è giunto a un tipo di trasformazione radicale. E lui, come lui stesso dice in alcuni testi, ha raggiunto quello che era il sé interiore, quello che dovrebbe essere lo scopo di ogni essere umano. Ecco, partiamo da questo. Qual è lo scopo dell'alchimia? È lo scopo che è anche lo scopo di qualsiasi essere umano, arrivare all'autorealizzazione, quindi realizzare che c'è un sé. Non c'è solamente un ego che ha i suoi bisogni, le sue passioni, i suoi desideri, così come le sue antipatie, ma c'è un sé che si trova più all'interno, che è ciò che veramente siamo, ed è possibile, l'alchimia dice questo, così come la psicologia fatta a un certo livello, dice semplicemente questo, è possibile per l'essere umano trasformarsi e arrivare ad essere questo sé, a trovare questo sé interiore. Questo ottenimento, questa realizzazione,
lo porta a una pace interiore, una centratura interiore molto particolare rispetto a ciò che c'è normalmente nell'umanità, quindi lo porta ad essere un realizzato, quello che viene chiamato illuminato in alcune tradizioni, quindi a ricercare ciò che veramente è, perché noi ci proponiamo alla società con delle maschere che la maggior parte delle volte nascondono ciò che veramente siamo, a volte volutamente, a volte inconsciamente, ci impediscono di comunicare veramente con il partner, con i genitori, piuttosto che con i figli, con gli amici e così via. In realtà non comunichiamo mai perché a comunicare sono le nostre maschere, la nostra personalità. La personalità è fatta di fisico, emotivo, mentale, quello che viene chiamato l'apparato psicofisico. Noi solitamente siamo un sé, un'anima che sta all'interno di un apparato psicofisico. L'apparato psicofisico è totalmente meccanico, in alchimia viene chiamato macchina biologica, è una macchina biologica che reagisce a stimoli esterni e il cui unico scopo è sopravvivere. Si trova sulla Terra e deve sopravvivere il più a lungo possibile. In tutte le situazioni, quindi che sia sul lavoro, che sia nel rapporto di coppia, cerca sempre di prevalere e utilizza due modalità, che sono sempre le stesse, la fuga o l'aggressione. Questo fa la personalità, l'apparato psicofisico, la macchina biologica. La macchina biologica è totalmente incosciente rispetto a quello che è la nostra vera essenza. Questa parte interiore, che è quella che non viene ancora studiata dalla scienza, ma veniva studiata da alchimia, magia, astrologia e così altre scienze sacre, nel passato veniva studiata, bene, questa parte è ciò che non si occupa della sopravvivenza. E non si occupa della sopravvivenza perché è immortale e quindi della sopravvivenza non gliene può fregare di meno. Mentre la personalità, l'apparato psicofisico è costretto per tutta la sua esistenza a lottare per sopravvivere, quest'altra parte di noi, ciò che veramente siamo, non lotta per sopravvivere perché è immortale. Quindi la prima parte, la personalità, è costretta a farlo. Non può scegliere. Dal momento in cui nasce, al momento in cui muore, deve lottare. E il suo modo di guardare il mondo è sempre lo stesso. Il mondo è una giungla dove sopravvive il più forte, dove devi prevalere sugli altri. Questo è il modo di ragionare di una personalità, se ci fosse solo la personalità. Per fortuna c'è un'altra parte che è diversa dalla personalità, la quale ogni tanto si fa sentire e che ragiona in un altro modo, sente in un altro modo, vede il mondo in un altro modo, vede che gli altri sono al suo interno, percepisce quella che viene chiamata l'unità e quindi non ha bisogno di sopravvivere. Per cui, se c'è da dividere il panino con qualcuno, mentre l'anima lo fa, e lo fa volentieri, non ci pensa su due volte, la personalità non lo farà mai. Se dentro la personalità non ci fosse già un'anima, cioè se non avessimo quest'altra parte all'interno di noi, col cavolo che daremmo metà del nostro panino a qualcuno, perché dovremmo condividere qualcosa che è nostro? Al massimo, se non ho fame, me lo tengo e me lo mangio domani. Non me ne frega niente che l'altro stia morendo di fame. Dal punto di vista della personalità non me ne può fregare di meno. Per fortuna c'è l'anima. L'anima tende ad aprirsi e ad aprire anche la personalità, quindi agisce anche sulla personalità, in modo che la personalità non sia costretta a sopravvivere, a lottare per la sopravvivenza tutta la vita. Più sentiamo l'anima, più ci rilassiamo, stiamo tranquilli. Non è un fatto moralistico, io non parlo mai di morale, dell'essere più buoni. Non importa essere più buoni, essere meno buoni. A un certo punto l'anima comincia ad agire e l'anima non percepisce più il mondo come prima. Quindi a uno sguardo esterno potrebbe sembrare più buona, ma non è così, perché esiste anche la figura del guerriero spirituale, il quale non è per niente più buono rispetto a un'altra persona, anzi, solitamente l'opposto, il guerriero spirituale ti taglia la testa e non ti chiede neanche scusa, proprio perché è un guerriero spirituale, però è l'anima che lo fa, quindi non lo fa per una sua paura, non lo fa per sopravvivere, ma lo fa proprio come esigenza dell'anima, il suo percorso evolutivo. Passa dalla guerra, cioè dall'essere un guerriero, così come erano i templari, per fare un esempio, come erano i samurai, che erano persone spirituali, ma allo stesso tempo erano dei guerrieri. Mentre, dal punto di vista della personalità, abbiamo solo l'aggressività. Dal punto di vista della personalità, noi vediamo solo una persona aggressiva, o ci sentiamo una persona aggressiva, che è totalmente diverso rispetto al guerriero spirituale. È lo stesso per tante altre caratteristiche. La stessa caratteristica nella personalità, per esempio l'amore. L'amore nella personalità è una cosa, ed è attaccamento, bisogno, gelosia, tutte quelle belle cose che conosciamo sicuramente. L'amore dal punto di vista dell'anima è un amore che non ha bisogno della sopravvivenza, quindi che non è mai preoccupato, che non è mai geloso.
proprio perché si sente un tutt'uno col mondo, quindi come può essere abbandonato? L'anima non può essere abbandonata. Chi la abbandona se tutto il mondo è al suo interno? Capite quindi che è un modo di vivere totalmente diverso, più rilassato, si entra in uno stato di coscienza diverso nel quale il mondo finalmente smette di essere una giungla. Uno si sente nel mondo a casa sua. Provate a immaginare questa sensazione. Andare in giro anche in un posto malfamato, magari della propria città, e sentirsi sempre a casa propria, che non ti può succedere niente, che non ti serva per la tua evoluzione. Quindi qualsiasi cosa ti succeda, sei tranquillo. E hai questa tranquillità interiore. L'alchimista giunge a questo. L'alchimista è un qualcuno, è un misto tra un santo e un guerriero. È proprio così. Quando vuole può essere estremamente forte, estremamente violento, estremamente sicuro di sé, ma allo stesso tempo è un santo, è un mistico. Quando vuole ha delle aperture di cuore eccezionali, quindi può fare del bene anche dal punto di vista più pratico agli altri. Questa è sempre stata la tradizione dell'alchimia, arrivare a questo tipo di ottenimento. Io la tratto, come dicevo prima, la tratto da un punto di vista più psicologico-spirituale, quindi non mi interessa più di tanto tutto ciò che riguarda i lavori da laboratorio che sono stati fatti negli ultimi secoli. Bene, cominciamo con le varie fasi. La prima fase dell'alchimia viene chiamata nigredo o opera al nero. Che cos'è l'opera al nero? Perché viene chiamata così? Viene chiamata così perché c'è un qualcosa che si incenerisce, c'è una parte di noi che deve morire e che deve essere bruciata. Si dice anche putrefazione della personalità e si parla anche di dissociazione dei misti. Adesso vi spiego queste due espressioni. Qual è la parte che deve andare in putrefazione? Sono i nostri finti io. Noi al nostro interno abbiamo tutta una serie di ruoli, di io, e non abbiamo un io centrale. Per questo si dice nell'esoterismo, e quindi anche nell'alchimia, che l'essere umano non ha libero arbitrio, o almeno non ha libero arbitrio per come è di norma. Cioè se non ha fatto un lavoro su di sé, in questa incarnazione o in altre incarnazioni, per chi crede nella reincarnazione, per ottenere libero arbitrio deve aver fatto un certo tipo di lavoro. Il libero arbitrio non ti viene donato per nascita. Su questo è d'accordo tutto l'esoterismo. E ovviamente qui noi non abbiamo il tempo di approfondire, però all'interno dei miei corsi io faccio fare degli esercizi in modo che le persone si rendano conto di non avere libero arbitrio, è ovvio, perché a cosa serve che io dica non avete libero arbitrio? Uno va a casa e ha imparato una cosa nuova, non ha libero arbitrio. E vabbè, e poi? In realtà se tu lo provi su di te, che non hai nessuna volontà, è una cosa, diventa una realizzazione. Se invece semplicemente te lo dicono non serve a niente. Quindi devi provarlo proprio sulla tua pelle. A un certo punto uno si rende conto che è un burattino. Quando uno un giorno della sua vita si rende conto che è un burattino, la sua vita cambia. Fino a quel momento lui crede di essere una persona. Questo è il problema. Noi crediamo di essere persone, neanche ci poniamo il problema di essere dei burattini. Interessante. Fino a quando non arriva però il nostro momento, è inutile forzare. Cioè non si può andare da qualcuno e dirgli a tutti i costi, tu ti devi trasformare. Non serve. Quindi non serve fare proseliti in questo campo. Quando incontrate qualcuno che fa proseliti, ha già sbagliato tutto, perché è impossibile. Deve essere l'altro che viene da te. Deve essere una persona che a un certo punto si rende conto che è un burattino, l'altro ti aiuta a diventare qualcosa di diverso. Tutto questo viene rappresentato in maniera metaforica proprio nella favola di Pinocchio. Collodi era una persona che conosceva esoterismo, era anche un appassionato di lavoro su di sé, e in quella bellissima favola parla proprio di un burattino che vuole diventare un bambino, con l'aiuto dell'anima, della fata, e ci sono tutte le varie simbologie, il passaggio nella pancia della balena e così via. Però, ripeto, se tu non lo sai che sei un burattino, se non lo senti, è inutile che qualcuno venga lì a dirtelo. Potrebbe essere una teoria, uno si annoia anche, dice, oh, vabbè, stasera mi hanno detto che sono un burattino, capirai, vabbè, passa la pasta. E uno va avanti a vivere così. Solo a un certo punto, quando ti capitano certe cose, e che solitamente sono dolori molto forti, perché è così, fino a quando noi non ci diamo da fare, succede che l'esistenza, per farci crescere, e ci deve far crescere, perché in psicologia si dice che l'essere umano si ferma come crescita psicologica ai 13-14 anni, e poi non va avanti, non si sviluppa. Cioè la sua psicologia rimane quella di un tredicenne, tutta la vita.
Non sto scherzando, è una cosa che hanno è stata provata facendo, intervistando le persone, analizzando le persone. Si ferma lì. Cosa succede? Che la vita, pur di farti evolvere un po', pur di farti crescere un po', ti provoca degli shock. Degli shock. E in realtà tutti quanti noi viviamo nella fase nigredo della nostra vita, perché è tutta una fase di shock. Nessuno riesce mai ad arrivare alle altre due fasi. Però la nigredo la vivono tutti per il solo fatto che stanno qua sulla Terra, per il solo fatto che siete nati, vivete all'interno della nigredo e provocate dentro di voi una putrefazione dell'ego. Però cosa sono questi shock? L'abbandono da parte del partner, la malattia tua, dei parenti, la morte di qualcuno vicino, di un amico, incidenti. Tutte cose che uno magari non si aspetta, lui è lì tranquillo, non ha la più pallida idea, perché uno pensa che la vita sia a caso, è tutto fatto a caso. E quindi, perché dovrebbe capitarmi qualcosa? Speriamo che non mi capiti niente. Questa è più o meno la visione che ha l'uomo medio oggi. Non vi parlo dell'uomo medio oggi perché è meglio, perché non è il contesto giusto, diciamo. Comunque, diamo per scontato che ci sia un uomo medio che ha una coscienza media e che solitamente intende la vita in questo modo. Accade tutto più o meno a caso. Se mi viene una malattia arriva a caso, un incidente arriva a caso, sono passato in quell'incrocio a caso, l'altro non ha visto il semaforo a caso e quindi a caso ci siamo scontrati, a caso adesso mi manca un braccio, a caso adesso ho un problema a camminare, è tutto così la vita di qualcuno, dell'uomo medio diciamo. Quando invece si comincia a vedere la vita da un punto di vista più iniziatico, uno comincia a trovare dei significati. Mi è capitato questo, perché? Uno comincia a chiedersi perché, che uno normale dovrebbe già chiederselo, però non succede. Quando comincio a chiedermi perché, sto accedendo a una parte di me, a una parte della mia coscienza, alla quale prima non accedevo. Viene chiamato pensiero verticale. Nel pensiero orizzontale succede tutto a caso. Oggi esco di casa e non so cosa mi capiterà. E se capita qualcosa, vabbè, me lo prendo così com'è. Speriamo che Dio non faccia succedere niente. Poi una volta si credeva in Dio, adesso si crede nella scienza, è la stessa cosa. Che sia la scienza, che sia il caso, è uguale, insomma. C'è sempre un qualcuno là sopra che decide per me, per quello che mi deve succedere. Quindi esco di casa, può accadere che o Dio o il caso mi fa arrivare una macchina addosso e io ho un incidente. È comunque una credenza. Non approfondisco questo argomento, ma ho tenuto un seminario dove parlavo solo di questo, del fatto che noi siamo degli idolatri, tutti quanti idolatriamo il mondo come se avesse una sua volontà e il mondo ci fa le cose, il mondo agisce su di noi e quindi non siamo noi creatori, ma è il mondo che ci fa le cose. Però anche qui non c'è tempo di parlarne. Detto questo, se io interpreto il mondo come un posto dove accade tutto a caso, arriveranno degli shock sui quali non ho nessun controllo, che io non comprendo e che servono solo a scuotermi dal mio torpore. Noi a volte crediamo di essere delle persone intelligenti, invece siamo intorpiditi e dei sonnambuli. Questa è stata l'esperienza che io ho avuto facendo tutto un tipo di lavoro. Quando uno arriva poi a svegliarsi, si rende conto che vive in un mondo di pazzi sonnambuli, dove potrebbe accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. A un certo punto andare al supermercato vi rendete conto che è pericolosissimo, perché le masse delle persone reagiscono secondo gli stimoli esterni, quindi basterebbe creare appositamente un po' di panico, potrebbe succedere di tutto. Le masse inconsapevoli ragionano in questo modo. Quindi ognuno di noi può fare questo tipo di lavoro e uscire, il risveglio è questo, uscire da questa situazione. E l'alchimista fa proprio questo, esce da una situazione di stallo dove tutto accade a caso e per poter capire qualcosa devi essere scosso dall'esterno, ti deve arrivare un incidente, una malattia, qualcosa che ti scuote e ti fa chiedere, cavolo, che cavolo sta succedendo? Perché se no uno crede di essere una persona bene o male intelligente, bene o male tutti quanti arrivano alla laurea, ti fai il tuo bel lavoro, ti trovi un partner per accoppiarti, qualcuno riesce a riprodursi, qualcuno no, lì poi dipende da quello che volete fare. E poi uno intanto aspetta un cancro e poi muore. Questo è l'uomo medio. Per fortuna a volte succede che arriva uno shock che vi fa pensare. Non so se avete mai visto il film Cuore Sacro. In Cuore Sacro a un certo punto accade qualcosa di preciso. Accade uno shock alla protagonista che comincia a rivalutare la sua vita. La vede in modo diverso. Bene, a tante persone accade questo, per fortuna, e da lì in poi inizia un percorso più consapevole, mentre fino a quel momento è stata una serie di shock casuali. Quindi la fase nigredo, la fase dell'opera al nero, può essere casuale, cioè te lo fa fare la vita, comunque, e te lo fa fare. Che tu resista o meno, lo fai.
Oppure può essere consapevole. Quando accade qualcosa io do un significato a quello che accade. E quindi comincia a diventare un percorso vero e proprio. Da lì in poi si dice che sto compiendo un percorso. Perché lo so. Anche prima lo facevo, ma era tutto inconsapevole. Da un certo momento in poi inizia un vero e proprio percorso, che possiamo chiamarlo percorso alchemico, percorso di risveglio interiore, come volete. Fino a questo punto ci sono domande? Ho solo fatto un'introduzione riguardo alla prima parte. La prima parte, cioè l'opera al nero. Dissociare i misti. Vi stavo dicendo, ognuno di noi è costruito da vari io schizofrenici. Cioè un giorno prometto una cosa e il giorno dopo faccio il contrario. Oppure i vari ruoli. Con qualcuno mi comporto in un certo modo, con qualcun altro sono una persona completamente diversa. Con un altro sono addirittura l'opposto. Andiamo avanti tutta la vita in questo modo. Cioè c'è un io in questo momento, poi tra 5 minuti c'è un altro, poi c'è un altro. Quando c'è un io prende tutto lo spazio, prende delle decisioni che poi influenzeranno tutto. Tutto il corpo, tutta la mia personalità. Quindi decido di iscrivermi all'università, ha deciso di iscriversi un io sessuale perché in quella facoltà ci sono un sacco di ragazze o un sacco di ragazzi. Poi dopo un mese entra un altro io che decide di cambiare perché l'università è troppo lontana da casa. E così via, si può andare avanti all'infinito. Non abbiamo un centro. Nell'esoterismo si dice così, non abbiamo un centro. Quindi non siamo in grado di prendere una decisione e portarla avanti tutta la vita. In alcuni casi per fortuna. A volte prendiamo delle decisioni. Dissociare i misti vuol dire osservarsi. La parola d'ordine della fase nigredo è auto-osservazione, capacità di osservarsi, ricordo di sé, attenzione, presenza. Queste sono le parole chiave. Nel Vangelo c'è una frase che rappresenta questa fase, che è: non avete occhi per vedere. Quello che vi dicevo prima, una persona pensa di essere normale, intelligente, mediamente intelligente, in realtà è addormentato e non se ne rende conto. Esattamente quello che accade nel film Matrix, per chi l'avesse visto. Quindi dicevo, presenza e auto-osservazione, questa è la prima fase. E va portata avanti, in alcuni casi anche tutta la vita, solo la prima fase. Auto-osservazione è già cambiamento. Teoricamente basterebbe auto-osservarsi e farlo in maniera seria, rigorosa, per tutta la vita, e questo porta a un cambiamento radicale, per forza, perché create un osservatore, qualcuno che sta all'esterno e che comincia a guardarvi, a guardare quello che combinano i vari io. Questo osservatore crea un centro, questo centro è poi quello che diventa un sé. Quindi basterebbe già questo, la presenza e l'osservazione. Poi si possono fare anche altre cose. Però è importante capire che se io mi ricordo di me, e qui entra in gioco tutto il discorso della quarta via e di Gurdjieff, io considero alchimia tutto ciò che ha fatto Georges Gurdjieff, per chi lo conoscesse. Lui lavorava a livello alchemico sulle persone, lavorava con il ricordo di sé, cioè con la presenza. Creava veri uomini e vere donne, cioè creava dei veri e propri individui. Uno crede di essere un individuo fino a quando non si rende conto che esiste qualcosa di diverso, ecco. Anch'io prima pensavo di essere uno normale. Poi, quando ho cominciato a lavorare su di me, mi sono reso conto che prima ero uno schiavo totale. E allora ho cominciato a cambiare, veramente. Da quel momento in poi diventi qualcuno. Qualcuno nel senso che comincia a prendere decisioni, comincia a influenzare la realtà veramente, in maniera consapevole. E la scuola di Gurdjieff, fin quando Gurdjieff era vivo, quello che hanno combinato dopo io non lo so e non lo voglio sapere, fin quando Gurdjieff era vivo, hanno creato dei veri esseri umani, hanno creato delle vere persone, che non fossero solo maschere, ma fossero degli io, centrati. Quindi il ricordo di sé come pratica è importante proprio per questo motivo, perché ricordarsi di sé, cioè essere presenti durante il giorno, serve a creare un testimone. E questo testimone modifica proprio anche a livello atomico ciò che osserva. Non entro nel discorso del fatto che l'osservatore modifica la realtà osservata, bene o male ormai sono cose che si trovano in un sacco di libri anche divulgativi. Sappiate che così sia a livello microcosmico che macrocosmico, quindi non è che funziona solo per le particelle subatomiche, funziona anche da un punto di vista macrocosmico.
osservando la realtà, nell'osservarla la cambiate. In realtà, come già si diceva, come già diceva Schopenhauer e così altri prima di lui, l'atto di visione è un atto di creazione. Noi non vediamo la realtà, noi creiamo la realtà. L'occhio non vede la realtà. L'occhio manda dei segnali elettrici al cervello e il cervello crea la realtà. Quindi tutto ciò che vediamo in realtà non lo vediamo come qualcosa di oggettivo, lo crea il cervello. C'era una domanda, dimmi. Cioè arrivare ad osservarsi è un'opera non indifferente, perché siamo intrisi da condizionamenti, da convinzioni familiari, culturali. Quindi come si fa ad arrivare ad osservarsi? Come si fa ad arrivare a osservarsi? Si comincia oggi e si va avanti. Osservarsi è molto più semplice di quello che può apparire. Ci si aiuta anche con degli esercizi. Io nei libri consiglio proprio degli esercizi dove sei costretto a osservarti. Mentre lavi i piatti, invece che pensare ai fatti tuoi, ti osservi. Come esercizi, quindi in quel caso sei costretto. Sì, però è molto mentale questa operazione. No, l'esercizio? No, proprio per niente. L'esercizio in sé, se io sto lavando i piatti sì. E sono costretto a osservarmi, non è proprio mentale ma per niente. Ma chi è intriso da un'emozione negativa, da tristezza, da malinconia, chi ha mille problemi, se non è decondizionato prima, come può arrivare a un'osservazione limpida e quindi essere un osservatore di un film, no? Poi alla fine di una realtà che gli si presenta? Però se non si osserva non può decondizionarsi. Cioè quello che voglio dire io è che l'individuo che è condizionato da una serie di emozioni prima deve fare un tipo di lavoro su se stesso, che può essere un lavoro psicoterapico, non lo so che tipo di lavoro, e poi arrivare a questa fase che è una fase successiva. Ah beh, sì. Se parli di qualcuno che ha proprio anche il problema... Certo, non tutti, ha proprio un dire, problema... riescono a Non tutti riescono a fare questo tipo di operazione. Non tutti, quasi nessuno ci riesce. Esatto. Infatti io non sono qui per parlare a tutti. No, ecco, però per arrivare a questo bisogna fare un percorso su di sé. Secondo me questo è un atto quasi finale di un processo che l'individuo dovrebbe fare su se stesso, da tanto che siamo intrisi da condizionamenti, come tu dicevi. Però dipende da chi stai parlando. Cioè, non puoi fare un discorso generale. Questo è un atto finale, è vero, è un atto finale di un percorso, però dipende, stai parlando di me o di te? Di certo, lei o è di molto lei? Soggettivo questo, ovviamente, è molto soggettivo, perché io posso essere una persona triste, lei può essere meno triste, cioè ci sono vari livelli, no? O di gioia e tristezza, quindi ognuno poi ha una sua storia personale, familiare soprattutto, no? E culturale del paese dove è nato, ad esempio, quindi... Per me è stato più semplice. Altre persone passano dallo psichiatra e dallo psicologo. Ed è normale che sia così. Quindi quello che tu dici del ricordo di sé non è un'operazione così semplice. A me, per chi? Per chi ha questi condizionamenti. Ah, ok. Quindi per qualcuno che ha un problema da risolvere sul piano psicologico prima. Okay. Esatto. Infatti, sì. Personalmente sono arrivata a leggere i tuoi libri e secondo me sono arrivati al momento giusto e mi hanno dato proprio un input per arrivare a questa osservazione, no? A questa osservazione di quello che sto facendo, no? Che non è poi così semplice, cioè applicare gli esercizi è una cosa abbastanza complessa, però il concetto dell'osservazione di sé e degli altri, insomma, cioè dell'osservatore esterno è fondamentale al fine di arrivare a una pace, a una calma e all'unione, no? col divino, insomma. Sì, hai perfettamente ragione, è così. Dobbiamo sempre tener conto, come diciamo prima, delle differenze. Ci possono essere differenze enormi tra una persona e l'altra. Per qualcuno osservarsi è qualcosa di istintivo. Direi quasi distintivo. Già si osserva, io conosco tante persone che tengono il diario e l'hanno sempre tenuto tutta la vita. Quello già è un modo per cominciare a osservarsi.
cosa mi è successo oggi, perché, come ho reagito, quali sono i miei pensieri ricorrenti durante il giorno. Quello significa già cominciare ad auto-osservarsi, andare dallo psicanalista. Qui da noi in Italia abbiamo una visione dello psicanalista, dello psichiatra come il medico dei pazzi, per cui se uno va dallo psicanalista già si sente, si sente che c'è qualcosa che non va, che sta male. In realtà dallo psicanalista dovremmo andare tutti, e non sto scherzando, io lo dico proprio sul serio, almeno da uno psicanalista. Almeno da uno psicanalista dovremmo andare tutti, ma tutti, escluso nessuno. E se uno di voi pensa, beh, io no, sta dicendo una cretinata, quello ha più bisogno degli altri, perché vuol dire che proprio non si è mai osservato. Come dicevo prima, a un certo punto l'essere umano si rende conto che è un burattino. Fin quando non ne siete resi conto, siete meno degli altri, siete meno avanti degli altri. Quando uno comincia a rendersi conto che è un burattino nelle mani del mondo, allora cerca di fare qualcosa. Fin quando arrivi a questo stadio, non sei neanche un burattino, sei qualcosa di meno. Quindi uno psicanalista servirebbe comunque a tutti quanti, così come altre tecniche. Per esempio, mi hanno detto che funziona molto la programmazione neurolinguistica. Insegnano proprio delle cose di base alle persone. Anche lo psicanalista ti insegna qualcosa di base. Cioè, come interagire con gli altri, come comunicare, cosa ti sta dicendo l'altro con i gesti, con gli occhi, e non solo con le parole. Un'analisi servirebbe a tutti, ed è l'inizio dell'osservazione. Lo psicanalista è l'inizio dell'osservazione. L'alchimista, si dice che è lo psicanalista di se stesso, è uno che comincia ad auto-osservarsi, quindi non vuol dare i soldi allo psicanalista, e allora, per risparmiare, decide che si osserva lui da solo. Certo, non è semplice, come diceva lei, perché all'inizio uno si prende per il sedere. Io ho incontrato tante persone che mi dicono, ma io non ho bisogno di fare queste cose di auto-osservazione, di alchimia, come dici tu, di lavoro su di sé, io sono già uno che si osserva. Ovviamente è esattamente il contrario, perché lo vedo, non perché immagino che sia il contrario, perché poi dopo un po' che fate un lavoro su voi stessi cominciate a vedere anche le persone cosa combinano e come sono messe, però ognuno va per la sua strada. Quindi queste sono proprio dei fondamenti, iniziare a osservarsi, per questo che la psicanalisi può essere molto utile. Certo, fa poi un lavoro ulteriore, cioè un lavoro alchemico vero e proprio, chi ha risolto almeno le cose grosse. Per cose grosse intendo, se avete desiderio di uccidere i genitori tutto il giorno, forse è meglio che prima di fare gli esercizi di ricordo di sé vi date una controllatina, ecco, una registratina da qualche parte, perché sennò è inutile che fate un lavoro alchemico e poi volete ancora ammazzare i genitori. Prima ammazzate i genitori e poi cominciate con il lavoro alchemico. Fai così con la mano? Puoi già parlare. Per mia esperienza dico che c'è forse un passaggio, no? Fra la fase io vado dallo psicanalista per imparare ad osservarmi e la fase alchemica. Perché se io ho voglia di ammazzare i miei genitori, tra l'altro per lo più è anche giustificato, no, visto che la mala educazione è proprio quella che ci porta lontano da noi stessi, allora se io voglio ammazzare i miei genitori è bene che io vada a sondare nelle mie emozioni e capire che cosa è accaduto là. E questo è un lavoro diverso, è viscerale. È una memoria che è nell'intestino, non è nella testa. Io vedo molto, molto lavoro su di sé a livello mentale, che lascia un po' il tempo che trova. Vale a dire, sbuccio la prima parte, sbuccio la seconda, sbuccio la terza, ce ne ho altre 28 da andare a sondare. Ecco, forse da quello che ha detto lei, credo che il passaggio sia l'emozione che è importante. L'alchimia, nei tuoi libri dici, la vera alchimia è trasformativa. Bene, è l'emozione che è trasformativa. Sì, si va a operare con la trasmutazione delle emozioni. Esatto, e quindi il lavoro credo che debba passare dalla pancia. Sì, sì, deve passare dal trasformare le emozioni. Fatto un lavoro, il piombo sono poi le emozioni. Perché si gioca, la battaglia si gioca lì, nelle emozioni. Quando si dice che il pensiero crea la realtà, non è il pensiero che crea la realtà, è l'emozione collegata a quel pensiero che crea la realtà. E quindi cambiando l'emozione cambia la realtà esterna, quindi è perfettamente vero. Certo che poi osservazione non è un lavoro mentale. Quando parliamo di osservazione non stiamo parlando di un lavoro mentale, quando parliamo della vera osservazione. Poi nei corsi è chiaro, le prime lezioni do gli esercizi,
uno li fa con la mente, cerca di rimanere più concentrato, eccetera. Ma quando uno arriva veramente a osservarsi, il vero ricordo di sé è uno stato emotivo superiore, quindi un'apertura del cuore, è qualcosa di diverso. Volete cominciare da subito a notare qualcosa? Avete parlato voi due, alla fine di ogni frase c'era un no. Non alla fine di ogni frase, però. Lei già lo dice di più, tu l'hai detto una o due volte. È uno dei primi esercizi da fare, imparare a parlare. Cioè, con questo non voglio offendervi, non sto dicendo che non sapete parlare, sono le cose che fanno tutti. Gli intercalari, quindi dire no alla fine di una frase. Perché è così, no? Perché no? Perché sicuramente no? Questo è un intercalare, non ce ne accorgiamo, è meccanico, scappa via. Oppure dire, voglio dire. Voglio dire, ormai si usa voglio dire continuamente. Voglio dire, perché voglio dire? Anche questo è una cosa che non c'entra niente con l'italiano, con una buona dizione, però meccanico, roba meccanica. Assolutamente sì, assolutamente no. Cosa vuol dire assolutamente sì? Sì, no. Al telefono. Sì, 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 sì. Ciao, 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 ciao. Sì, 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 sì. Ciao, 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 ciao. La meccanicità, questa è la meccanicità. Per forza che poi uno si sente normale. Se uno non si osserva, per forza che si sente normale. Poi, quando voi vi svegliate, vedete questa roba della gente, vi dite, cavolo, ma come siamo messi su questo pianeta? Parte una forma pensiero dall'America, il voglio dire viene dall'America. I mean. Ogni 3 secondi dicono I mean. Come dei fessi. E noi traduciamo e prendiamo tutto. Cos'è? Roba meccanica. È chiaro, non fa male a nessuno, non fate male a nessuno se dite voglio dire in mezzo alla frase, giusto? È solo segno che stiamo dormendo. Perché uno che si sveglia non dice una frase che non vuole dire. Perché devo dire no alla fine di una frase? Perché devo dire voglio dire in mezzo a una frase? Che motivo c'è? Cosa cambia nel mio discorso? Non c'è nessun motivo normale. Cioè, se uno è uno normale, sveglio, non c'è nessun motivo per infilare queste parole dentro. Vengono infilate per abitudine. Abitudine meccanica, come quando uno è sotto la doccia e sente la canzoncina nella testa e pensa di essere lui a cantarla. Quando vi parlo di meccanicità, vi parlo di qualcosa che si può sentire, toccare con mano. È per questo che a un certo punto uno si spaventa. Ed è bene che se non è ancora arrivato il momento per voi, non la vediate la meccanicità. Meno la vedete, meglio è. Cioè, è bene che fino a un certo punto vi sentiate normali e facciate le cose normali che fanno tutti. Il lavoro iniziate con un lavoro solo per qualcuno. E una volta se lo andavano a cercare, e viaggiavano per nazioni per cercare una scuola esoterica dove fare un lavoro su di sé. Oggi la roba che c'è alla portata di tutti, diciamo che a volte ho dei dubbi, ci sono cose valide ma anche tante cose che non sono valide. Per cui, se non è arrivato il vostro momento, lasciate perdere. Non fate nulla, aspettate che sia il momento giusto. E fino a quel momento continuate a sentirvi normali, con una vita normale, con un partner normale, fate un lavoro normale, col vostro bravo stipendio, con la macchina, punto. Ed è quello che dovete fare. Andare a cercarsi un lavoro di auto-osservazione, già quando uno comincia a notare queste cose del linguaggio, si impazzisce dopo un po', se uno non è pronto. Deve notare un sacco di cose di sé, deve notare come la postura del suo corpo in ogni istante, deve notare perché prova certe emozioni e non altre, deve notare la gelosia, perché parte la gelosia. Ci sono 10.000 cose che a un certo punto emergono tutte insieme quando uno comincia a lavorare su di sé. Quindi io non consiglio mai il lavoro su di sé, ci mancherebbe. Dovreste faticare tantissimo per andare a trovarlo e per andare a cominciare. Una volta è per questo che era esoterico, cioè nascosto anche. Esoterico significa interiore, ma significa anche nascosto. Perché state più male che bene, soprattutto all'inizio, in questa fase di cui stiamo parlando, nigredo. Nigredo vuol dire putrefazione, ed è la putrefazione di tutto quello che credevo di essere fino a questo momento. Brucia tutto quello che ho creduto di essere fino a questo momento. Compreso il voglio dire in mezzo alle frasi, di cui tanto mi vantavo e che mi sembrava figo dire in mezzo alle frasi, perché mi fa sentire uguale agli altri, perché lo dicono tutti, perché lo fanno tutti, e che invece è segno che sono un burattino, nelle mani di tutti ovviamente. Ripeto, se non è il momento non dovete pensarci, punto. Se non è il momento, tutto ciò che sto dicendo adesso non potete comprenderlo in nessun modo. Poi se vi ha trascinato qui qualcuno, io non posso saperlo ovviamente. Io ai miei corsi non faccio mai trascinare le persone da altri.
se uno non lo vuole lui al mio corso non entra, è ovvio. In queste conferenze viene un po' di tutto. Però la cosa peggiore che potete fare a un vostro amico, a un vostro partner, è portarlo in un posto dove si fa un certo tipo di lavoro e quella persona non è pronta proprio per niente per fare quel lavoro. State danneggiando quella persona. Ripeto, io non vi conosco, la maggior parte di voi, a parte due, non le ho mai viste prima. Però guardate che poi certe cose arrivano proprio a livello sottile, perché qua non è che è solamente uno che parla e altra gente che ascolta. Il lavoro viene fatto sempre nelle mie conferenze, ed è un lavoro sottile. Quindi a me arrivano delle cose, a voi arrivano altre cose. Se qualcuno di voi non è pronto, lasci perdere, non è una cosa sua, non doveva trovarsi qui stasera, doveva stare da un'altra parte. E chi porta le persone solamente perché a loro è piaciuto qualcosa e quindi deve piacere a tutto il mondo, si prende una grossa responsabilità su di sé. Grossa, perché se quella persona poi non farà mai più un lavoro su di sé, non vorrà mai più sentirne parlare, io quella responsabilità non la vorrei, per esempio. Il caso non esiste, non è neanche un caso che le persone siano qua. Ah beh, chiaro, ma anche se il pedofilo ammazza il bambino non è un caso. Però io non vorrei essere il pedofilo, tu sì? Dipende da che cosa ho deciso che mi fa crescere. Se ti fa crescere essere un pedofilo, beata te. C'era una domanda qua. La domanda è sull'autosservazione, ovvero io mi chiedo sempre, ma quale dei miei io schizofrenici sta osservando? Non è che l'autosservazione che sto compiendo in questo momento è ancora una volta viziata da una parte di me? Come posso avere la certezza di qual è l'osservatore e qual è l'osservato? Non puoi avere questa certezza. Tutto ciò che puoi fare è osservarti senza giudicare. Perché se c'è un giudizio su qualcosa che stai vedendo di te, quello non è più l'osservatore, è una parte della mente e la mente giudica. Quindi cercare di osservarsi senza alcun giudizio significa che progressivamente questo osservatore diventa sempre più puro. Però non c'è un modo per essere sicuri, da questo momento mi sto veramente osservando. Però questa è una regola che funziona, eh? Osservarsi senza giudicare, mai. Guardo e basta, come se stessi guardando un altro. Guardo. Ed è impossibile non riuscirci, vi dirò di più. Perché qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa ti dice a livello mentale, c'è sempre una parte che osserva. C'è sempre lo schermo su cui avviene tutto. Questo schermo su cui avviene tutto è il sé. Osservarsi è un modo per guardare dal di fuori tutto quello che accade. Quindi osservo e a un certo punto dico, cavolo, però hai visto cosa faccio ancora? Bene, chi è che ha detto questa frase? E vado un passo indietro. Ah, adesso sì, finalmente sto osservando. Chi è che ha detto questa frase? E faccio un passo indietro. Adesso sì, probabilmente mi sto veramente osservando. Chi è che ha detto questa frase? E così mi osservo ancora, capite? E si va sempre più verso l'interno, osservandosi senza giudicare quello che sto osservando. E poi, e poi ci si affida, perché non c'è la certezza. A un certo punto ti rendi conto che stai osservando tutto e quindi è nato l'osservatore, è nato il testimone. Se volete dire ancora qualcosa su questo punto, va benissimo, perché è essenziale. Stiamo parlando proprio della fase iniziale. Le altre due fasi poi non c'è così tanto da dire. Per me non è così semplice il discorso dell'osservazione, e anche perché io sento che passa attraverso il mio corpo, non attraverso la mente, no? Quindi il mio corpo deve essere, per arrivare a ascoltarsi, osservare, essere in una condizione di rilassamento. E c'è un altro pezzo, no? C'è lo psicanalista che lavora a livello mentale, poi anche sulle emozioni, e poi c'è tutto un lavoro corporeo che bisognerebbe fare per arrivare a quello stadio che tu dici. Non è, cioè, l'osservazione di sé, arrivare a quello stadio lì è meraviglioso, però è faticoso arrivarci, lo ripeto, anche perché c'è tutto un lavoro corporeo. Pensa a tutti i blocchi emotivi che si consolidano, si cristallizzano nel corpo, i dolori, le sofferenze, e quanto lavoro si deve fare magari con tecniche varie, che può essere... Io sono arrivata da
Posso dirti che per esperienza personale, per un percorso lungo che ho fatto, io sono arrivata da avere un blocco fisico proprio ad avere oggi una scioltezza corporea e anche una capacità, non di osservazione sicuramente al tuo livello, però prima ero talmente intrisa da tutti da condizionamenti, ripeto, da una situazione forse di tristezza, di dolore tale, che non sarei mai riuscita ad osservarmi e a rivitalizzare e a risvegliare il mio corpo se non avessi praticato anche tecniche tipo metodo Feldenkrais, piuttosto che massaggi shiatsu, piuttosto che tai chi. No, te lo dico come esperienza perché è stato un lungo lavoro. Certo, d'accordo, però ti parla una persona che è arrivata magari a uno stadio che per te è semplicissimo o comunque basta guardare, quando invece c'è da faticare per arrivarci. Volevo soltanto portare questa come esperienza. Sì, parlate, e questo vale per tutti, in maniera soggettiva, rendendo la cosa oggettiva, ok? Riportate esperienze bellissime, solitamente le persone riportano le loro esperienze che sono molto belle e servono sempre, perché ad esempio lei ci passa attraverso il corpo, qualcuno lavora molto di più sulle emozioni, qualcuno lavora sul piano mentale e così via, qualcuno non lavora per niente, c'è gente che si illumina così, cade da cavallo e si illumina. Quindi per me che sono da questa parte e vedo tutte le esperienze, mi accorgo di come sono diverse le persone e di come qualcosa che è importante per uno a quell'altro non importa niente. Quell'altro non l'aveva neanche considerato, invece per un altro fare il lavoro corporeo è importantissimo. Quando voi parlate, fate questo lavoro, non oggettivate mai, quindi in ogni momento rendetevi conto che per ognuno di voi c'è una via diversa, che è la sua e che è unica. Però questo non vuol dire che ci sia in generale un lavoro che devono fare proprio tutti. Io ad esempio conosco una persona che è un insegnante di yoga, per lei lo yoga è tutto, quindi tutti dovrebbero passare da lo yoga, perché si lavora sul corpo e poi si fa il resto del lavoro. È completamente falso. Non sto dicendo che lo yoga non va bene, lo yoga va benissimo, ma è falso che bisogna prima passare dallo yoga fisico. Poi c'è qualcuno che invece dice che bisogna cominciare dalle emozioni, cominciare dallo psicologo, cominciare dalle costellazioni familiari, perché se prima non hai messo a posto delle cose con i familiari non puoi andare avanti. È falso. Per te può essere così, per un altro anche. Non è vero in generale. C'è chi dei familiari non gliene frega niente e arriva a illuminarsi. Quindi parlate sempre, e lo dico proprio come lavoro che dovete fare tutti quanti, parlate sempre in maniera soggettiva. Per me è stato così. Per l'autore di quel libro è stato così. Per un altro può essere completamente diverso. La fatica che facciamo è un'altra questione. È un fatto interiore la fatica. Questo percorso potrebbe essere fatto nella gioia, tranquillamente. Quella che io chiamo l'alchimia superior. Cioè parto dalla gioia e finisco nella gioia. Mi alzo la mattina e cerco di essere contento, cerco di ringraziare. Questo è un modo per lavorare su di sé. E non è detto che uno debba prima passare attraverso un inferno. Qualcuno ci passa, qualcuno no. Ma guardate che a volte basta così e da quell'inferno ci uscite. Ma se voi siete convinti, super convinti, che bisogna per forza passare da tutti gli inferni interiori, che bisogna per forza andare a ravanare su ogni piccolo demone che sta all'interno, su ogni meccanismo psicologico, fisico, mentale, diventa un lavoro enorme, lunghissimo. E non è neanche detto che sia il vostro lavoro, magari siete solo convinti che sia così. Quindi, è stato così fino ad oggi? Perfetto. Può essere diverso domani? Chiedetevi questo, è un invito che faccio a tutti. Chiedetevi, rispetto a quello che ho fatto oggi, domani può essere diverso? Potrebbe essere che basta un click. Ma sentirete dentro che c'è una parte di voi che dice no, fammi ancora lavorare su di me, fammi ancora soffrire, fammi ancora andare su quel blocco, fammi ancora... Queste cose si vedono, da dove sto io qua si vedono, non nel senso che vedo corpi sottili e cose del genere, non immaginatevi chissà che cosa. Si sente che è così nelle persone.
I blocchi sono più forti di loro. Questo vuol dire che i blocchi vogliono soddisfazione, vogliono energia. E quando andiamo a lavorare sui blocchi, stiamo dando anche energia. Poi è chiaro che li sciogliamo, ma intanto c'è un coinvolgimento con tutte queste sofferenze. Sappiate che potrebbe non essere così. Ripeto, potrebbe non essere così. È un percorso che può essere fatto stando bene, bene. Stando rilassati. E non è una cosa assoluta che per essere rilassati bisogna fare un lavoro di anni. Basterebbe deciderlo per essere rilassati. Decido che il mondo esterno non mi influenza più, punto. E da questo momento vivo rilassato. Questa è la fine dell'alchimia. E chiunque arriva non può smuovere questo stato, perché sono rilassato. Ma ci vuole molto meno di quello che pensate, molto, molto meno. Perché sennò uno si infogna in anni e anni di lavori interiori che non finiscono mai. Che, ripeto, se lo avete fatto va bene, ma da domani può essere diverso. Concedetevi di fare un lavoro nella gioia, invece che farlo totalmente nella sofferenza. Ma dovete concedervelo, perché è solo una questione psicologica. Non è vero che ne avete veramente bisogno. Fidatevi. Non è vero che ne avete bisogno, è che non vi concedete di evolvere in un altro modo, ed è completamente diverso. Non vi concedete di farlo nella gioia, di farlo in un attimo. E allora vi autocostringete a fare un lavorone enorme, lungo, su tutti i piccoli particolari. E più lo fate, più vi convincete che va bene, che è quello giusto. Poi guardate l'orizzonte, questo orizzonte lo vedete che si allontana sempre di più. Perché giocare con l'inconscio, più vai giù, più si allarga il baratro. Non è che ha una fine, non ha una fine. Posso andare giù all'infinito. A cercare roba da far emergere. All'infinito si può andare. Per questo che nel momento in cui parte l'auto-osservazione, cioè io comincio a guardarmi durante il giorno, a vedere che cosa faccio, magari ci metto dentro anche qualche esercizio, magari giusto per dare un esercizio, per la prossima volta che ci incontreremo, che magari sarà in un'altra vita, non lo so quando ci rincontreremo, però per chi vuole, potete provare a fare un piccolo esercizio. Mentre camminate, state camminando per strada, mentre camminate, magari per arrivare dalla macchina al posto di lavoro, o da casa vostra al parcheggio dove è la macchina, piccoli tratti, oppure decidete da adesso fino al prossimo incrocio. Provate ad essere presenti e a ricordarvi di voi stessi, essere presenti, cioè non pensate ad altro, semplicemente vi osservate mentre camminate, punto. Questo è l'esercizio. E fate questo esercizio. È difficile? Non è difficile. Tutte le volte che vi sorprendete che state pensando ai fatti vostri, vi ricentrate. No, avevo deciso che fino al prossimo incrocio non dovevo pensare ai fatti miei. Dovevo pensare solo a camminare. E ricominciate a farlo. Vi fate un giro, Milano è grande, hai voglia di fare esercizi. E limitatelo nel tempo e nello spazio, cioè non dovete fare esercizi sempre ovunque. In maniera limitata, circoscritta, in maniera circoscritta, quindi lo faccio oggi, lo faccio solo per piccoli tratti, lo faccio solo dal lavoro al parcheggio, punto. Non lo faccio sempre, perché così disperdo energia. Circoscrivo l'area in modo da diventare forte all'interno di quell'area. In quell'esercizio però sono il migliore. In quei 2 minuti in cui cammino, in quei 5 minuti, 10 minuti, scegliete voi, niente può distrarmi, ok? È così che si lavora su di sé. Provateci. Almeno vi rendete conto di quando ci siete e quando non ci siete. Se no, hai voglia a capire che uno è un burattino, non lo capirete mai. Uno si crederà sempre bello, ricco, intelligente. C'era un detto antico che diceva: in un mondo di ciechi, chi è guercio solo da un occhio viene fatto re. Ed è la nostra situazione normalmente. Uno che è un pochino più intelligente, più furbo della media, si crede. Certo, in un mondo di ciechi, per forza. Chi manca solo un occhio viene fatto re. Ma perché non conoscete nessuno che abbia 2 occhi? Gesù era uno che aveva 2 occhi, per esempio. Gesù, Buddha, quella gente lì. Tanti altri, sono migliaia, che si sono avvicendati nel corso della storia. Certo, poi crediamo che fossero come noi, quindi fin quando noi crediamo che
un Gesù, un Buddha, ma era come me, però aveva solo i capelli più lunghi. Se non riusciamo a capire che aveva un livello di coscienza diverso, un livello di risveglio diverso, che vedeva un mondo completamente diverso dal nostro, allora non saremo mai stimolati a imitare questi personaggi. Noi imitiamo Gesù o Buddha dal punto di vista morale, perché pensiamo che Gesù era uno buono. Come faccio a imitare Gesù? Devo essere buono, come i bambini. Comincia a svegliarti se vuoi vedere cosa faceva Gesù, se vuoi sapere cosa faceva Gesù, se vuoi sentire come lavorava Gesù con le persone. Abbiamo delle idee completamente alterate di cosa fossero questi personaggi. Erano buoni. Ma quando mai erano buoni? Gesù, dovete vederlo incavolato. Spiego ancora un'ultima cosa che riguarda sempre la Nigredo, perché è importante. Se io disciolgo, dissocio il mio vecchio ego e quindi vado a scoprire che non è un vero io, ma vado a scoprire che è fatto di tanti piccoli pezzi, di tanti io, ognuno con i suoi bisogni, ognuno a suo modo egoistico. Se io dissocio questo e quindi vado ad agire in questo modo, andando a osservare tutti questi miei pezzi, succede che ciò che prima avevo considerato come unitario, quindi prima mi consideravo qualcuno, mi consideravo una persona, bene o male riuscivo ad andare a fare la spesa e nessuno mi rideva dietro, bene o male riuscivo a fare un viaggio in macchina, a interagire con i parenti. Quindi una persona, è vero che non è normale, come dicevo prima, io vedo un mondo che è fatto di matti, ma allo stesso tempo questi matti riescono bene o male a gestire la loro vita in qualche modo. Ecco, finché uno non fa cose che poi finiscono sui giornali, bene o male viene considerato uno normale. Ok? Quindi se io sono un normale e me la vado a cercare, cioè comincio a fare un lavoro su di me di osservazione, vado ad analizzare cosa c'è all'interno di me e faccio emergere tutti questi io, tutti questi piccoli demoni al mio interno, e non ho ancora costruito un sostituto, cioè non è ancora arrivato il sé, non è ancora arrivato il padrone di casa che si è stabilito e che prende le decisioni, che ha una vera volontà. Succede che attraverso una fase, una terra di mezzo, nella quale non sono né carne né pesce, non sono più quello di prima, anzi sono completamente dissociato, vedo che ci sono parti di me che fanno quello che vogliono, ma non ho ancora sviluppato quell'osservatore con quella forza che mi permette di traghettare dall'altra parte. E in questa fase si rischia di diventare schizofrenici, si rischia di perdersi in un mondo emotivo, in un mondo subconscio, si rischia di perdersi veramente nei meandri del subconscio e non uscirne più. Quindi potrebbe essere una fase pericolosa, normalmente è una fase da approcciare con calma, con osservazione, facendo gli esercizi di presenza. Gli esercizi di presenza alla fine servono a questo. Intanto comincio a costruire qualcosa prima che si dissoci completamente ciò che è vecchio. Intanto comincio ad essere sempre più presente nella mia giornata. Comincio ad avere delle linee guida nella mia giornata. Quando incontro qualcuno che mi fa qualcosa, che mi infastidisce, io so immediatamente come inserirlo all'interno di un nuovo sistema. Questo devo avere, un nuovo sistema per interpretare la realtà, perché sto distruggendo quello vecchio. Quindi devo avere qualcosa di nuovo per costruire questa nuova realtà. Nel nuovo sistema gli altri non sono là fuori. Nel nuovo sistema gli altri si trovano all'interno di me, sono parti di me. Ma non lo sto dicendo in senso morale per essere più buoni, come vi dicevo prima. Sono proprio parti di me, parti psicologiche di me, che mi fanno vedere degli aspetti. Uno viene da me e mi ruba il portafoglio sull'autobus, è una parte di me, sono io che gliel'ho fatto fare. Quando cominciamo a ragionare in questo modo, a vedere la realtà in questo modo, la realtà si capovolge. È a questo punto che diventiamo i padroni della nostra realtà. Ho tenuto un seminario a Rimini dove parlavo esattamente di questo, ed era un seminario riservato a chi ha un'azienda, a chi fa l'insegnante, a persone che hanno la responsabilità di tante altre persone. Uno dei concetti fondamentali era che il padrone dell'azienda sente l'azienda come una parte di sé e le persone che lavorano nell'azienda sono parti di lui e lui è responsabile al 100% di quello che accade nell'azienda, di quello che accade a quelle persone, degli errori che fanno quelle persone. Se no non sarei mai un capo, mai. Infatti l'ho chiamato la via del mono guerriero perché parla del condurre qualcosa, del condurre gli altri,
la capacità di condurre gli altri. Tu hai la capacità di condurre qualcuno quando ti assumi la responsabilità al 100% di come lavorano gli altri. Se qualcuno sbaglia, è una parte di te che ha sbagliato. La correzione non devi farla fuori, devi farla dentro. Poi questo non vuol dire che non devi dire la cosa anche fuori. Va benissimo dirla fuori, ma sapendo che è successo qualcosa dentro, c'è stata un'incrinatura dentro. Per questo dicevo, verso la fine del seminario, dicevo, un capo d'azienda, un responsabile d'azienda, può anche stare a casa e non essere mai in azienda, perché sa già cosa succede in azienda. Lo sa perché sa cosa succede dentro di lui. Se lui mantiene la centratura tutto il giorno, il cuore aperto, il mondo dentro di lui, sa già cosa succede in azienda, non ha neanche bisogno di telefonare. Nel momento in cui lui ha un'increspatura, c'è qualcosa che non funziona, un pensiero, questo si riflette in qualcosa che non funziona nell'azienda. Comunque, non voglio adesso rifarvi quel seminario che era pensato appositamente per un determinato target di persone. Però è ovvio che si collega con l'alchimia. Io parlo sempre di alchimia, anche quando sto parlando a persone che si occupano di aziende, di marketing, eccetera. Io parlo sempre di alchimia, perché questa è alchimia. L'alchimista a un certo punto sa che il mondo è dentro di lui. E questo è il nuovo modo di pensare che va a sostituire quello vecchio, dove il mondo è più forte di te. Nel modo di pensare vecchio, il mondo ti domina, è più forte di te. Riuscirò ad avere successo col mio negozio? Non lo so, dipende dal mondo. Dipende dal mondo. Dipende da te, al 100%. Questo sa l'alchimista, per questo vi dicevo l'alchimista è un po' guerriero, un po' santo. È un po' uno che fa le cose per altruismo, ma è anche un guerriero. Ed è uno che si prende tutta la responsabilità, il re del suo regno. Il re cioè il reggitore, re è la contrazione di reggitore, è il reggitore del suo regno. Il re non è qualcuno che domina il regno dall'alto e gli altri devono obbedirgli. Il re regge il regno, quindi sta sotto, non sta sopra. E perché sta sotto influenza tutto il regno. Lo so, sono concetti particolari, sono concetti nuovi, che io spero verranno divulgati, perché sono importantissimi. Si tratta di capovolgere la nostra percezione della realtà, perché attualmente è una percezione aberrante della realtà. Noi pensiamo che gli altri siano là fuori a farci le cose, e questo è completamente falso e assurdo, dimostrato scientificamente che gli altri non sono fuori ma sono creati dal cervello. Però vuol dire che quando tornerà l'alchimia penseremo tutti in modo diverso, cominceremo a percepire il mondo come qualcosa di interiore. Perché all'inizio è vero, uno si prende tutta la responsabilità, deve accettare tutto, e all'inizio è dura, all'inizio è proprio dura. Ma quando uno poi riesce a farlo normalmente, a pensare in questo modo, allora comincia a creare la nuova realtà, diventa creatore al 100%. E quindi ciò che vuole diventa ciò che accade. E ciò che accade è ciò che vuole. Non deve neanche più pensare, voglio una macchina nuova. Perché se deve arrivare la macchina nuova, arriva. Punto. Non deve neanche più compiere l'atto di volerla. Certo, stiamo parlando qua della terza fase. Vi ho dato un anticipo di quello che è la terza fase, dove non c'è neanche più colui che desidera. Nella terza fase, così vi anticipo la terza fase e poi facciamo la seconda. Il motto della terza fase, vabbè, la frase evangelica è non io ma il Padre attraverso di me. Non io ma il Padre attraverso di me. Quindi c'è una fusione con questo famoso uno. Finalmente uno lo sente. E come, non dico parola chiave, ma come frase chiave ho scelto io non esisto, solo lui esiste. Quindi c'è il mondo, ci sono gli avvenimenti del mondo, ma non c'è un io che fa le cose. L'io va a intromettersi, l'io va a creare degli ostacoli che altrimenti non ci sarebbero. Quando le cose funzionano, funzionano da sole, ve ne rendete conto anche voi sul lavoro, ve ne rendete conto anche nel rapporto di coppia. Nel momento in cui devi volere qualcosa o desiderare qualcosa, c'è già qualcosa che non funziona, perché quando funziona scorre tutto, non devi neanche mai intervenire. Quando non devi intervenire vuol dire che è lui che fa le cose, sta già avvenendo. Tu sei solo lo strumento. Certo, stiamo parlando della terza fase, stiamo parlando di qualcuno che ha realizzato il top all'interno. Si è realizzato completamente. Poi c'è una seconda fase, che sta tra la prima e la terza, che è quella dell'albedo, l'opera al bianco. Nell'albedo, opera al bianco, c'è il creatore della realtà.
Quindi, nell'opera al nero, uno si rende conto che non c'è nessuno, che è solo un burattino e che è addormentato, ed è in balia del mondo. Si alza la mattina e dice, speriamo che oggi vada bene. Quindi, è in balia del mondo. Nella fase 2 si diventa creatori della propria realtà, perché è l'identificazione con l'anima. L'identificazione con l'anima è la seconda fase, perché la terza è ancora diversa. La terza sparisce anche l'anima, perché sparisce proprio l'individuo. Ma nella seconda finalmente creo il corpo di gloria. Si chiama albedo anche per questo motivo, perché è il colore bianco rilucente dell'anima, per chi vede a livello sottile, vede queste cose, vede che c'è in queste persone, c'è proprio un grande bianco che è quello dell'anima, un vero e proprio vestito di luce, chiaro. Ed è un'importante fase, perché in questa fase ho il cuore aperto, è la fase in cui amo il mondo. Non sono ancora diventato il mondo, però lo amo. Quindi c'è ancora una divisione. Io sono sempre qui e il mondo è sempre lì. Però adesso amo tutti quelli che arrivano e anche quelli che se ne vanno. Riesco a pormi in questo modo. E quindi ho già successo nella vita. Il successo nella vita dipende dalle emozioni che provo. Dicevamo prima, non sono i pensieri a creare, sono le emozioni a creare. Questa è una grandissima verità. Sia quelle negative che quelle superiori. Quindi tutti i fastidi, i piccoli dispiaceri, le piccole vendette, le invidie, il senso di inadeguatezza, tutte queste piccole cose vanno a creare increspature anche nei fatti che accadono nella mia vita. E quindi è un continuo persone che mi danno fastidio, è un continuo piccoli incidenti, piccole cose che non vanno, che corrispondono a queste emozioni che provo dentro. L'insicurezza che ho fa sì che accadano degli eventi che mi fanno provare sempre più insicurezza. La paura degli eventi che giustificano la mia paura, e così via. Queste cose sono proprio delle cose elementari da legge di attrazione. Ormai ci sono tantissimi libri sulla legge di attrazione. La legge di attrazione funziona come? Però funziona sia in positivo che in negativo. In positivo, se io comincio ad avere determinate emozioni superiori, cioè io mi alzo e provo gratitudine, la gratitudine mi permette di creare nella realtà degli eventi per cui essere grato. Ma non è che devo partire dagli eventi, cioè non è il mondo che comanda, sono io che comando. Quindi non è che devo aspettare che arrivi qualcosa, che succeda qualcosa e io poi provo gratitudine. No, io mi alzo la mattina e provo gratitudine. E quel giorno succederanno delle cose che giustificano quella gratitudine. Questo è un modo per diventare creatori. L'alchimista è un creatore, l'alchimista è sempre un mago alchimista. Faccio sempre l'esempio di un imprenditore famoso nel senso, famoso nel suo ambiente, non famoso sulla stampa. Questo imprenditore la mattina si alza e dice lui, non scende mai dal letto per andare a occuparsi dei suoi affari, delle aziende e così via, non scende mai dal letto se prima non è sgorgata una lacrima di gratitudine dai suoi occhi. Questo è un modo per iniziare la giornata. E non è un santo, è uno che si occupa di affari, e gli affari vanno bene, e ci sono diverse aziende di sua proprietà. Perché, come dicevo prima, queste cose devono essere collegate. L'alchimia deve diventare qualcosa di reale, di fisico. Se no rimango uno studioso di alchimia nel suo studio che sta lì tutta la vita a invecchiare. L'alchimista è anche uno che fa affari. L'alchimista è un uomo di mondo, che vive nel mondo, che veramente tramuta il piombo in oro. Nel senso che poi è anche normale avere successo nella vita, fare delle cose, fare anche delle cose importanti. Perché l'alchimista deve essere un poveraccio che se ne sta nel suo studio, con la barba, pieno di tomi, di libri antichi? Perché? Ma dove sta scritto questo? È per questo che il DVD l'ho chiamato Alchimia Contemporanea. Perché è una visione ormai vecchia dell'alchimia quella. Anche perché i nuovi alchimisti sono più giovani e non hanno la barba magari. E non stanno tutto il giorno nello studio. Magari stanno al computer, vabbè, però è normale che stiano al computer. Capite che modo di iniziare la giornata? Questa è la seconda fase, albedo. Emozioni superiori, sviluppo dell'anima. Questo è albedo, l'opera al bianco. Emozioni superiori, la gratitudine. Non devo aspettare che succeda qualcosa di bello per essere grato. Devo essere grato e poi succederà qualcosa di bello. Perché accade la stessa cosa per le emozioni negative.
Più mi lamento, più arrivano occasioni per lamentarsi. Più mi lamento, più la vita corrisponderà alle mie lamentele. Un libro che consiglio spesso è Io non mi lamento. È un autore che non fa parte del mondo dell'esoterismo, non è uno studioso di alchimia o cose simili, ma ha scritto un libro bellissimo. Io non mi lamento. Questa è la chiave per procedere nell'alchimia. Io non giudico, io non mi lamento. Allora creo una realtà diversa, se no creerò sempre la stessa realtà e hai voglia di studiare libri di alchimia. Nella mia realtà non avrò cambiato nulla e non avrò trasmutato nulla. Per questo che la considero molto pratica, questa alchimia, anche se non si lavora con gli alambicchi. Però è pratica. Perché voi domani mattina avete qualcosa di pratico sotto mano. Al di là delle tre fasi, facciamo un riassunto. Poi se ci sono domande sulle tre fasi, io rispondo. Beh, sulla seconda fase, giusto per finire, l'affermazione evangelica è amate i vostri nemici, perché è la fase delle emozioni superiori. Mentre la prima è la fase di osservazione, di distruzione di ciò che è vecchio, di incenerimento, la seconda è una fase di creazione, di amore, di compassione. Quindi una fase di emozioni superiori. La terza diventa la fase dell'assoluto. Io sparisco, non io ma il Padre attraverso di me. Quindi è la fase in cui non ho più niente da difendere. Non ho neanche più niente da creare, perché tutto avviene. Dicevo, al di là di queste tre fasi, facciamo un riassunto di ciò che si può fare, poi a livello pratico. Voi vi alzate domani mattina e volete iniziare una via da alchimisti. Oggi, nel 2010, non c'è bisogno che andiate a cercare l'alchimista, il maestro alchimista che vi trasmetta da bocca a orecchio le conoscenze, a meno che voi non vogliate operare su quel tipo di alchimia, quindi effettivamente lavorare con gli alambicchi, costruirvi un laboratorio, ci sono ancora oggi, ci sono alchimisti molto bravi anche oggi che lavorano all'interno e all'esterno, perché poi uno è il riflesso dell'altra. Ho letto di recente alcuni libri, beh neanche poi tanto di recente, ormai qualche anno fa, alcuni libri che sono eccezionali. C'è un libro, Agricoltura Celeste, di Giorgio San Giorgio, che è bellissimo, è lui un alchimista moderno. C'è Il Codice dell'Alchimia, di Tresoldi, anche questo è bellissimo. Quindi ci sono anche oggi dei validi alchimisti per chi vuole operare all'interno di quel tipo di alchimia. Ripeto, non è la mia, è una bella alchimia, io la rispetto tantissimo, non è la mia. Io vengo dalla quarta via, quindi è un altro modo di intendere la trasmutazione interiore, anche se poi i risultati sono quelli. Nel mio modo di intenderla, è un lavoro, come dicevamo prima, di auto-osservazione, quindi domani mattina mi sveglio e comincio a guardarmi, a osservarmi, e durante la giornata guardo dentro di me, faccio uno scanner di tutto quello che accade dentro di me, a livello emotivo e mentale, durante il giorno. E quando provo un fastidio, cosa devo fare? Che faccio quando c'è qualcuno che mi sta sulle scatole, quando sta succedendo qualcosa che non mi va? Come faccio? Che fa l'alchimista di fronte a questo tipo di realtà? Primo, pensa che non ha occhi per vedere, quindi se vedesse la realtà com'è, non sentirebbe quel fastidio. Primo punto, non ho occhi per vedere. Se no vedrei un'altra cosa, non starei male. È il fatto di non avere occhi per vedere che mi fa star male, non perché sia successo qualcosa di brutto. Non c'è qualcuno che può farvi qualcosa di brutto. È che voi non vedete cosa sta succedendo. Chi vede cosa sta succedendo sta bene, non sta male, vive nella gioia. Quindi mi osservo, vedo che cosa sta succedendo, provo un fastidio, ok, non vi sto dicendo di non provare il fastidio uno lo prova e come, e va bene, lo guardo e mi dico, ok, provo fastidio, ma non è colpa sua, non è colpa di quello che è successo, sono io che non riesco a vedere cosa sta accadendo, perché sto guardando con la mente, non sto guardando col cuore. Cosa significa guardare col cuore? Che se io potessi vedere cosa sta succedendo, vedrei che quello che è successo l'ho fatto succedere io. Quella frase gliel'ho fatta dire io, quel lavoro male gliel'ho fatto fare io. Lo so che è un modo strano di vedere la realtà, ma vi volete cambiare o volete far finta di cambiare? Perché sono due cose un po' diverse. Le persone normalmente vogliono far finta di cambiare, vogliono fare 20 minuti di meditazione al giorno e tutto è a posto. No? Dovete andare davanti ai vostri parenti, davanti ai vostri clienti, collaboratori, eccetera, e quando loro vi dicono qualcosa, sentire che voi glielo state facendo dire.
che voi state creando quel tipo di realtà, così vi va a beccare il vostro fastidio e allora ci lavorate. Quindi, quando sentiamo un fastidio, è questo che dobbiamo fare. Semplicemente starci sopra, sentire l'emozione che entra, non dare la colpa a lui. Poi all'esterno, se dobbiamo prendere un provvedimento, lo prendiamo. Cioè, questo non vuol dire che devo essere circondato da pazzi solo perché non posso dire niente, sto facendo un lavoro alchemico, quindi hanno sempre ragione loro. No, non sto dicendo questo. Se devo correggere una persona, la correggo, gli dico che ha sbagliato a fare un lavoro, ma io so che io l'ho fatto fare io così. L'errore è in me, non è in lui. È qui che devo lavorare, non fuori. Anche se poi all'esterno cerco di migliorare la situazione comunque. Ma se non la migliora anche all'interno, all'esterno non migliora. Certo, l'umanità non è ancora pronta per questo tipo di visione della realtà. Siamo ancora attaccati a una visione della realtà molto vecchia. Questa è la nuova visione della realtà, dove smetti di considerare gli altri come qualcosa che dall'esterno agiscono su di te. Si può fare, da domani mattina si può fare, cominciare a vedere il mondo in questo modo. E lavorare sull'emozione. Lavorare sull'emozione non vuol dire che faccio cose strane. Poi, se qualcuno di voi conosce delle tecniche, ben vengano. Ma vuol dire principalmente stare sopra l'emozione. Se sento l'emozione che entra, il fastidio che entra, me lo guardo bene, lo sento, lo respiro. Lo respiro, non lo rifiuto, non scappo. Non scappo da questo fastidio, che è la cosa che vorremmo fare tutti. Scappo, cambio lavoro, cambio partner, cambio le amicizie, tutto vorremmo cambiare. Tranne che noi stessi, ovviamente. Per poi ricostruirci un altro lavoro uguale, altri collaboratori uguali, amicizie uguali, un altro partner che è la fotocopia di quello di prima, che all'inizio sembra diverso, perché quello aveva i baffi, questo no. Quello aveva tanti capelli, questo ne ha pochi. È diversissimo. A quello piacevano le macchine, a questo no, gli piacciono le moto. Ho scelto un partner diverso. Dopo un mese uguale, dice addirittura le stesse frasi. Che uno pensa che si sono messi d'accordo, che c'è una congiura mondiale. C'è una congiura mondiale, ma l'hai creata tu. C'è una congiura mondiale per farti capire certe cose. Se non le capisci, continua ad arrivare gente che la pensa sempre nello stesso modo, che ti dice sempre le stesse cose. E tu dici, che cavolo, cos'è che devo capire? A livello mentale, niente. Anche questa è una domanda che mi fanno spesso. Sì, ma se succede sempre, e tutte le volte che riparto con un nuovo partner, con un nuovo lavoro, mi succede sempre. Cos'è che devo capire? Allora, si può anche capire a livello mentale, ma a volte è difficile capire proprio il significato mentale di quello che mi sta succedendo. A volte si può capire, è come per le malattie. Uno si chiede, ho male al fegato, cosa significherà? Perché ho sempre male al fegato? A volte si può capire a livello mentale, c'è l'analogia, eccetera. Ma la maggior parte delle volte uno non ce la fa, perché non ci hanno abituati da piccoli. Quindi non abbiamo il pensiero analogico e quindi non siamo abituati a capire cosa significano gli eventi. È difficile adesso mettersi lì e capire cosa significherà questo evento. A volte succede, a volte no. Ma per la trasmutazione, perché questa cosa si trasformi, basta che la guardo, che ci sto sopra. Però ci devo proprio stare sopra. Cioè non è che dico semplicemente, ah vabbè è successo di nuovo e vado avanti. No, mi chiudo in casa, sto lì un giorno e sto in meditazione. Cavolo, provo questo fastidio, questa paura. Le paure più grosse, la paura di essere abbandonato, la paura di rimanere senza soldi, di rimanere senza lavoro. Guardo questa paura, perché finché ho questa paura rimarrò senza soldi, senza lavoro e senza partner. Guardare, non so se quando dico guardare capite, stare sopra la paura, non so che altri termini usare. Basta non scappare dalla paura, è più semplice di quello che sembra, è molto, molto più semplice di quello che sembra. Ce l'ho fatta anch'io, io sono un fesso qualunque, cosa pensate che nel DVD l'alchimia contemporanea lo dico? Io ero un fesso qualunque e mi ha aiutato una persona. Mi aiutava, mi dava dei consigli. Io dicevo, ma hai scelto me perché sono un eletto? No, ho scelto te come sfida, perché sei più fesso degli altri, se ce la fai tu ce la possono fare gli altri. Dice proprio questo nel DVD. Nel libro allegato al DVD. Perché è così? E vi assicuro che non è così difficile. Serve forza di volontà. Io in quello sono bravo. Per chi conosce i raggi e la teosofia, sono primo raggio, quindi ho forza di volontà. Nel senso che se mi metto a lavorare all'interno, io lavoro all'interno. E certe cose sono stato veramente dei giorni fermo a provare quel tipo di paura, a sentire cosa c'era dentro. Certo, ho usato la volontà all'interno invece che all'esterno, perché di solito chi ha tanta forza di volontà si proietta solo all'esterno. E così sbaglia a bersaglio. Continua a cercare di cambiare l'esterno, però dentro rimane uguale e quindi si ricrea sempre un esterno uguale.
Se io invece la dirigo all'interno, la forza di volontà, per cambiare le cose dentro, cambio le cose dentro. A parte quello, non c'è niente da fare. Ripeto, se conoscete poi terapeuti, tecniche, oggi c'è tutto. Uno, se non ce la fa più a livello emotivo, è chiaro, chiama un terapeuta e fa sciogliere delle cose. Io una volta ho fatto un seminario che durava 2 settimane, era costato tantissimi soldi, con uno sciamano che veniva dall'America, per riuscire a risolvere una cosa che dovevo risolvere a livello emotivo, che per me era importante. Ma si può fare tutto e si può fare da soli, tranquillamente. Ci avrei solo impiegato più tempo, perché poi altre cose dopo, quando ho capito, le ho risolte da solo. Ci ho lavorato sopra e le ho risolte da solo, senza lo sciamano che veniva dall'America. Se no tutte le volte devi far venire lo sciamano, andare tu. Sperare che arrivi, perché non è che poi lo chiamavo. Arrivava perché aveva un seminario qua. Sì, dimmi. Il primo passo che dobbiamo fare è quello di capire, comprendere che tutto quello che accade è generato da dentro di noi, e la prima cosa da fare non è facendolo mentalmente, ma ascoltando il cuore, una paura, un rancore, una rabbia, un'emozione, sì, in generale. Il passaggio che mi risulta, ma credo che per tanti sia così, difficilissimo, è riuscire a tradurre questa emozione, questa paura, questo rancore, questa rabbia, quant'altro, in una spiegazione, in un legame con l'evento che l'ha generata. Che vuol dire? Un collega d'ufficio, una compagna di vita, una situazione per strada, qualsiasi cosa mi rievoca un rancore, una paura, una sensazione. Quando l'hai anche osservata, come dici prima, nella prima fase, quindi divento primo osservatore, vedo questa cosa, la vedo ripetersi, un evento qualsiasi, lo osservo prima, lo riesco a catturare prima che mi generi addirittura la paura, e quindi l'ho, forse, non so se si può dire il termine corretto, l'ho isolato per un attimo, lo guardo da esterno, e poi ci ricasco puntualmente. O mi riaccade quell'evento, o mi riaccade una relazione analoga, un collega analogo, un lavoro analogo, una situazione analoga, e quindi mi manca il link, cioè come tradurre e spiegare che quella sensazione è relativa a quell'evento, e finché io mi comporterò così, dentro di me quell'evento mi continuerà a ripresentarsi nella vita. Perché questa uguaglianza, come dire, questa traduzione di quello che io sento legata a quell'evento, e nonostante l'abbia osservato prima, questa volta non mi accadrà, perché non sento la paura, non sento la rabbia, non se sono nella centratura che abbiamo descritto prima, è puntualmente mi ricalcio, ma no, questa volta perché? Non mi sembrava proprio di aver generato, di aver attirato quella situazione, quella legge famosa. Sì, funziona in questo modo. Non avevo intenzione di spiegare anche questo, però visto che c'è una domanda, spieghiamo anche questo. L'evento non viene causato dalla singola emozione. L'evento viene causato da emozioni cristallizzate nel tempo. Cioè, se io fin da piccolo ho cominciato a provare il senso dell'abbandono per qualche motivo, e poi questo si è ripetuto, ripetuto ancora, oppure il senso del fallimento, perché era così, già da piccolo, dico ipotesi assurde per semplificare, mi dicevano sei un fallito, non ce la farai, non ce la puoi fare, e così via. E te lo dicono i genitori, te lo dicono poi a scuola, cioè ti attiri continuamente questo input dall'esterno. Cosa significa? Che poi o nella vita reciti la parte del fallito, oppure tenti di fare di tutto per smentire questa cosa, ma alla fine c'è sempre qualcosa che non funziona, per quanto tu cerchi di smentire di essere un fallito. Insomma, poi le reazioni psicologiche possono essere diverse, ma alla base c'è che dentro di te si è cristallizzata questa emozione, perché quando te lo dicevano tu provi un'emozione e poi la riprovi e la riprovi e la riprovi. Poi quando sei grande inizi a fare delle cose, fallisci e quindi riprovi quell'emozione, la riprovi ancora. Si cristallizza, si dice, e si cristallizza già entro i 3 anni di età. Si cristallizza addirittura quando uno è ancora nella pancia della mamma o al massimo entro i 3 anni di età. Praticamente a 3 anni di età siamo già come saremo. Qualcuno in grado di vedere che cos'è un bambino a 3 anni, non so, ci sarà qualche terapeuta in grado di farlo, sa già, capisce già che cosa farà, che strada farà quel bambino, o almeno che difficoltà avrà, perché poi se riuscirà a trasformarsi cambierà, però sa già che tipo di difficoltà avrà. Queste emozioni cristallizzate, al di là del fatto che io poi inizio a lavorare su di me e capisca mentalmente che l'evento esterno lo sto causando io, che sto causando sempre lo stesso evento esterno,
che anche se sono tranquillo, l'evento esterno si ripete uguale, anche se io ho capito tutto questo e anche se sono tranquillo in quel momento, le emozioni cristallizzate sono nel subconscio, sono in fondo, dentro una parte di noi di cui io non so nulla. E loro ragionano e agiscono per me, non io. Quindi succede che tutta questa roba che ho nel subconscio, questa crea la realtà, crea l'evento, poi l'evento mi fa provare l'emozione di nuovo. Ma l'ultima emozione non è quella la causa di quello che succederà, è tutta una serie di emozioni accumulate dentro. Per questo che si chiama lavoro su di sé e non si chiama vacanza su di sé, perché comunque nella norma dei casi questa osservazione devo portarla avanti fino ad entrare dentro, a livello di subconscio. Oppure utilizzare dei trucchi, utilizzare delle tecniche per andare a sciogliere a livello subconscio. Per esempio, Gio Vitale, penso che l'abbiano fatto anche altri, quello che io ho trovato come molto efficace è Gio Vitale, il quale ha conosciuto uno sciamano hawaiano che gli ha dato delle frasette, un piccolo mantra, le frasette in sé sono proprio stupide, normali. Però ho verificato, io personalmente, ho verificato che vanno a colpire dei punti nel subconscio per cui cambi. Cioè vai a sciogliere qualcosa e non sai neanche cosa stai sciogliendo. C'è una forza in particolare all'interno di quelle frasi dette in quel modo. Probabilmente leggendo il libro uno dentro fa tutto un lavoro. Non ho ancora capito bene come funziona, ma funziona. Ripeto, a me è capitato questo. Magari ce ne sono altri autori che hanno scritto altre cose o che vi danno dei trucchi per entrare dentro a livello subconscio. Lo scopo è entrare dove ci sono le emozioni cristallizzate. Non basta farlo, per questo che dico non basta capire a livello mentale. Non basta, non basta, non basta. Non è niente, il pensiero non crea la realtà, non è vero. Le emozioni cristallizzate dentro di te da quando sei piccolo, quelle creano la realtà. E per agire su quelle, su alcune si può fare anche solo con l'osservazione, ve lo garantisco. Stando su quell'emozione, senza andare a fare collegamenti, stai su quell'emozione. Certo, io a volte sono stato delle ore sopra un'emozione, stare lì e guardarmela, guardare quell'emozione che saliva, e io stavo male e la guardavo, e vabbè. Però un certo giorno non è più salita, e nella realtà non sono più successe certe cose. Quindi si può fare con l'osservazione. L'osservazione modifica l'oggetto osservato, l'osservazione modifica l'oggetto osservato, è importante, è vero soprattutto, è vero, è così. Oppure, o in concomitanza, utilizzare dei trucchetti, frasi da dire, leggete libri, trovate cose in giro, nei seminari o così via. Ci sono dei trucchetti per andare ad agire subconscio, però dovete avere ben presente che si agisce sul subconscio. Quindi agire su quello partendo da pensieri di volontà, per esempio, possono correre anni prima che il subconscio lo capisca. Bisogna cercare di agire direttamente. Se si vogliono fare le cose in fretta, se no l'osservazione. Ti amo, mi dispiace, ti prego, perdonami, grazie. Queste sono le frasette che fa dire questo sciamano a Gio Vitale, poi lui le scrive nel libro. Sono una cosa semplicissima, normalissima. Cos'è? Non dice niente di nuovo, che sarà il mantra occulto segreto, no. Però dentro ci sono l'amore, la compassione, il perdono e la gratitudine, infilate dentro in qualche modo. Probabilmente a livello energetico in quel modo è espresso in maniera particolarmente forte, per cui va ad agire su un piano molto sottile, va ad agire appunto in quel mondo subconscio dove normalmente non abbiamo accesso, nessun tipo di accesso. Se no hai voglia di ripetere frasi che vanno a modificare le credenze inconsce, le credenze limitanti, hai voglia di modificare credenze limitanti. Non è semplice, partendo semplicemente dal conscio. Il trucco a volte sta a trovare qualcosa che agisce direttamente nel subconscio. Per questo motivo esistono anche i simboli alchemici. I simboli alchemici agiscono direttamente nel subconscio o direttamente sull'anima. Quindi agiscono a livello profondo e a livello superiore, sciogliendo le parti profonde e allo stesso tempo innalzando ciò che è superiore. I simboli alchemici nascono proprio per questo motivo. Tutta la simbologia in realtà ha questo significato. Il mutus liber, il libro muto. Perché scrivere un libro muto dove ci sono solo immagini?
perché bastano le immagini per il lavoro che dobbiamo fare, perché non è un lavoro cosciente, è un lavoro subconscio. Discioglimento è superconscio per innalzare la parte animica. È a questi livelli che si agisce. La parte cosciente, alla fine, è la parte più stupida e che è più inutile. Serve giusto per sapere, per comunicare. Vi sto comunicando questa cosa, ve la potevo comunicare solo in questo modo. Però gli alchimisti del passato l'hanno comunicata benissimo, anche senza comunicare bene a livello cosciente. Anzi, scrivevano decisamente maluccio, anche con l'intenzione di occultare spesso. Però i simboli sono i simboli. Probabilmente un giorno scriverò un libro dove ci saranno solo simboli alchemici. Beh, esiste in giro qualcosa. Mettetevi davanti a dei simboli, vi assicuro che è più forte che un qualsiasi scritto. È osservazione, osservazione, osservazione. Alla fine, chi la dura la vince. Altre domande? Abbiamo ancora tempo? Ditemi voi. Ci sono domande? Volete entrare dentro qualche argomento? Tutto chiaro? Dimmi. Come mai, visto che il tuo pensiero, bene o male, e stasera l'hai chiarito, prende spunto da tanti pensatori, da tante tipologie di pensiero, no? Come mai continui a riferirti all'alchimia? Cioè, esistono altri sistemi o altri modi di, ovviamente, di lavorare sullo spirituale, che ci sembra, mi sembra di aver capito, sono altrettanto validi. Per cui il tuo è un sentiero, è una strada, il tuo riferimento all'alchimia per certi versi mi sembra atipico, no? Non a caso facevi riferimento a Jung. Sì. Non lo so, ci deve essere un trascorso. Se devo risponderti la verità, non lo so. Però ci deve essere un qualche tipo di amore con il quale sono nato. Per cui, pur non capendo molto dei libri, dei testi antichi di alchimia, perché non ho mai avuto qualcuno, un vero maestro, conoscitore di quei testi, che abbia tradotto quei testi e che mi abbia comunicato il significato di certi testi. Non l'ho mai avuto, ma pur non avendolo avuto, sono sempre stato innamorato di quei testi e soprattutto di quei simboli. Ma addirittura delle copertine, quando vedevo le copertine antiche, foto di copertine antiche di libri di alchimia, rimanevo innamorato. Quindi è un po' un qualcosa che ho sempre sentito all'interno di me. Poi ho attraversato varie vicende mie personali che mi hanno portato a conoscere un po' di tutto, ma quello che ne ho poi ricavato, e quindi poi è diventato qualcosa di cosciente, ne ho ricavato che l'alchimia c'è dappertutto. Ed è la base di qualsiasi lavoro. Anche se chi propone i vari lavori non lo sa, però sta utilizzando l'alchimia. Magari in modo più approssimativo qualunque, magari in modo molto profondo qualcun altro, senza nemmeno rendersene conto. Gurdjieff, per esempio, secondo me è quello che ha utilizzato meglio l'alchimia, gli insegnamenti alchemici. Nel suo libro Frammenti di un insegnamento sconosciuto, suo nel senso che è di Uspensky, ma autorizzato da Gurdjieff. A un certo punto spiega tutta l'alchimia in una quindicina di pagine, da pagina 200 a pagina 215 dell'edizione italiana di Frammenti. Lui spiega proprio tutto quello che c'è da fare. Se voi capite quelle 15 pagine non dovete fare altro, perché è tutto spiegato lì. E ci sono i fondamenti dell'alchimia. Certo, non è semplice. Io ho già fatto il lavoro su di me, quindi quando ho letto quelle 15 pagine mi sono sembrate chiarissime. Probabilmente un conoscitore di alchimia operativa, troverà quelle pagine semplici. Per chi non ha mai fatto niente, è l'inizio di un lavoro. Sarà magari all'inizio difficile interpretarle, però intanto comincia a fare qualcosa di pratico. Parlano poi essenzialmente dell'osservazione, del ricordo di sé, del lavoro sulle emozioni, le cose che ci siamo detti oggi, le cose che dico anche nei miei libri.
sono poi questi: osservazione, ricordo di sé, lavoro sulle emozioni, restare sulle emozioni, nei limiti del possibile non esprimere l'emozione, non esprimere la lamentela, nei limiti del possibile, cioè senza andare nella repressione. Però nei limiti del possibile si può non esprimere la lamentela. Cavolo, perché lamentarsi sempre che c'è troppo caldo, c'è troppo freddo? Si può, non è che mi reprimo se dico che poi vado in una scuola e ammazzo tutti perché mi sono represso, non ho detto che fa caldo quando faceva caldo e non ho detto che faceva freddo quando faceva freddo. Che sarà mai? Però è un lavoro importantissimo, una stupidata così, è un lavoro alchemico. I puristi dell'alchimia a volte mi dicono, ma tu proponi poi delle cose, parli di alchimia, ok, ne parli bene, si vede che sei innamorato dell'alchimia, ma poi proponi delle cose che sembrano non c'entrino niente, poi vai a proporre di non lamentarsi. E dici, l'ho detto in una conferenza, finirà in un libro questa conferenza, dico in una conferenza, volete fare un... volete compiere l'opera alchemica? Smettete di lamentarvi. Cavolo, un purista dell'alchimia dice, che cavolo sta dicendo? No, bisogna lavorare su questi modi. Smettete di lamentarvi, non avete idea della forza di questa cosa, non avete idea di cosa succede a livello sottile. Queste persone che storcono il naso non sanno effettivamente cosa succede a livello sottile. Io l'ho provato su di me. Quando smetti di lamentarti, cosa ti succede dentro? Ti si muove un fuoco che non hai idea. Ti si rimuovono delle cose dentro che poi vanno a trasformare la tua vita fuori, semplicemente non lamentandoti. Per quello che poi quando ho letto quel libro io non mi lamento, ho detto ma cavolo, questo ne capisce più di alchimia di 100 scrittori che hanno scritto di alchimia, perché fai quel lavoro pratico, giornalmente ti trasformi, sei costretto a trasformarti e non stai facendo niente, apparentemente niente di esoterico, non ti stai lamentando, o almeno ci provi, che poi una cosa è... La prima fase è che non si deve rendere conto che si lamenta, è già. Quando non si rende conto che si lamenta continuamente, poi inizia il lavoro. Salvatore, esempi come questi li fai, immagino, in tutti i seminari, esempi di attivi, quindi di comportamenti quotidiani, sì, con cui risvegliare e cominciare il principio alchemico della trasformazione, li farai durante i tuoi seminari che se non ho capito male durano mesi o stagioni. Sì, ho dei corsi durante i quali spiego, ci sono esercizi sulla presenza e spiego, nei miei corsi spiego anche in riferimento alle domande che vengono fatte, come operare da questo punto di vista, con esempi pratici, per cui proprio in modo semplice. Anche perché la convinzione credo dell'individuo medio è che invece lamentarsi sia un modo per buttare fuori una roba che uno aveva dentro, quindi scoprire che invece basta non lamentarsi, già hai fatto un gran lavoro perché risveglia a livello sottile delle cose, uno banalmente non lo sa. E scopre che facendolo magari cominciano una serie di benefici. E poi l'altro consiglio è di ogni volta che ti alzi la mattina la tua compagna ti amo, anche se in quel momento, perché ti risveglia un'altra roba, dici ah però magari lo dico una volta in più, non mi costa niente, ma risveglia un'altra roba. Quindi questi con piccoli comportamenti pratici, come dire, dove li impariamo oltre che al tuo seminario? Diciamo che nel mondo dell'alchimia, come hai detto tu giustamente, solitamente viene inteso come qualcosa di difficile, approcciabile solo da pochi, e in realtà se poi vai a vedere, ed è questo il motivo per finire di rispondere alla sua domanda, è questo il motivo per cui continua ad appassionarmi, perché se poi vai a vedere sono cose semplici nel momento in cui le puoi applicare, e le applicano anche altri che svolgono altri mestieri, altre tecniche, pur non sapendolo, alla fine sotto c'è questa alchimia. Però non saprei dirti dove, perché in effetti esempi molto pratici, cioè esercizi del cavolo direi, come non lamentarti, non vengono dati, si tende a dare l'esercizio di respirazione esoterico dove fai salire il respiro a sinistra, lo fai andare nel centro, poi lo fai scendere, poi risale, eccetera. E dire a uno, senti, smetti di lamentarti e non rompere le balle, non lo fa nessuno, quando è quello che sveglia, per fortuna, perché se continui con quell'esercizio, magari l'esercizio esoterico invece ti può mandare fuori. E da qui, per questo motivo, ho scritto il capitolo Fulminati o Illuminati, perché uno si fulmina facendoci esercizi, si fulmina letteralmente, non capita a tutti. Ma io personalmente continuo a insistere su questo punto perché ne ho accompagnati diversi al pronto soccorso e poi dallo psichiatra. Persone che si sono rovinate facendo esercizi esoterici, soprattutto esercizi di respirazione o esercizi con l'energia sessuale. Per questo che io dico, ci sono degli esercizi che non hanno nessuna controindicazione, come smettere di lamentarsi.
però interiormente hanno un effetto enorme, interiormente ti trasformano, creano un forno interiore. Se a un certo punto non posso più lamentarmi, creo un forno interiore, che è anche difficile da gestire. Eppure, pur di continuare a lamentarsi, pur di avere la libertà di continuare a lamentarsi e a giudicare, che poi sono la stessa cosa, lamentele e giudizio, infatti sono i punti su cui insisto di più, pur di poter continuare a farlo, si inventano gli esercizi più strani, esercizi stranissimi, e criticano chi dà invece degli esercizi così semplici, come non lamentarsi e non giudicare, che non sono semplici per niente nell'applicazione, però sono semplici nello spiegarli, nel capirli, capire che se non mi lamento creo qualcosa all'interno e cambio la mia realtà. Allora preferisco inventarmi l'esercizio esoterico per fare salire la Kundalini, la famosa Kundalini. Ma perché devi fare salire Kundalini? Ma dove la vuoi far salire Kundalini, soprattutto? Poi sale Kundalini perché sale, a forza di fare esercizi, e poi al pronto soccorso. Ho visto persone che adesso sono trattate con psicofarmaci e devono trattarsi tutti i giorni per poter avere una vita normale. Solo per aver fatto esercizi di questo tipo, mantra per esempio, esercizi con respirazione, esercizi di ripetizione di mantra. L'ultimo che è successo, aveva ripetuto per 3-4 giorni di seguito lo stesso mantra, è andato fuori, gli si è aperto un centro, è andato fuori. Adesso vede insetti ovunque, come gli alcolizzati, vede insetti ovunque, quello non lo rimettiamo a posto più. Io prima perché non sono capace, perché non è il mio lavoro, non sono un terapeuta, ma anche i terapeuti, io voglio vedere uno psicanalista che gli arrivano così cosa fa. Sedativi e poi si vedrà. Perché? Perché il mantra risveglia. È uno dei problemi di oggi. Quindi, io qualche consiglio ve l'ho dato. Le fasi ve le ho spiegate. Chiaramente non possono essere approfondite più di tanto, ma d'altronde ci sono dei corsi appunto che durano anche mesi per riuscire a entrare meglio, dove si spiegano varie leggi. Spero che vi sia servito, soprattutto dal punto di vista pratico, applicativo. Cominciate a alzarvi la mattina a non lamentarvi, a provare gratitudine, a non giudicare, a considerare il mondo all'interno e non all'esterno. Avete tutto, gli strumenti li avete, gli strumenti sono questi, poi serve forza di volontà e presenza. Serve volerlo, ecco, volerlo senza prendersi in giro. Va bene, per quanto mi riguarda io ho finito, è stato un piacere. Ci si vedrà in futuro, non lo so. Grazie. Ecco, cosa fare da domani mattina se vogliamo veramente applicare quello che è stato detto stasera? Domani mattina vi svegliate e la vostra visione del mondo deve essere cambiata. In che modo può essere cambiata e deve essere cambiata? Semplicemente tutte le volte che proverete un fastidio per qualcosa, per qualcuno, per una situazione, quindi tutte le volte che sentirete dentro di voi questa sensazione di fastidio, di malessere, di indisposizione verso qualcuno o qualcosa, all'interno dovete cominciare a sentire che il mondo non è all'esterno, ma il mondo è dentro di voi e siete stati voi a creare quella situazione. E l'avete creata proprio perché volete evolvere prima. Volete far emergere qualcosa che di solito si trova all'interno di voi, che è nascosto, che è un'ombra interiore sulla quale si può lavorare. Quindi tutte le volte che proverete questo fastidio dovrete ricordarvi semplicemente di questo, osservare il fastidio, quindi punto prima, auto-osservazione. Questo è il punto primo da cui si deve partire, auto-osservazione del fastidio. E una volta che sono sopra il fastidio, sopra l'emozione, ci lavoro con la mia presenza, ci lavoro con l'amore e cerco di trasmutarlo. Ma tutto questo parte dall'auto-osservazione e soprattutto dal percepire il mondo come qualcosa di interno. Quindi il mondo funziona in una direzione che è in-out, non out-in. Quindi il mondo viene creato dall'interno verso l'esterno. Se io comincio a pensare in questo modo, trasmuto tutte quelle che sono le mie ombre interiori e divento una persona totalmente nuova.